E rientriamo in diretta qua su Radio Roma Futura, sono le 23.09. Allora, condominio continua, ovviamente dopo la grande rassegna stampa che poi ritroveremo anche nell'ultima parte di trasmissione. Abbiamo dei saluti ragazzi sul numero WhatsApp che ricordo 320 69 22 565, e sentiamo quindi questo messaggio. Un attimo, Fabrizio vorrebbe dire una cosa. Fabri, che vorresti dire? Il numero per sintonizzarvi con Condominio Roma Futura è 320 69 22 565. Su WhatsApp, ragazzi, mi raccomando, scriveteci tante cose, non chiamateci come ha fatto Robertino prima. Potresti ripetere? No, mi sono perso. Potresti ripetere il secondo numero che hai detto? 2. E il terzo? 0. Va bene, sentiamo questo messaggio vocale che ci è arrivato adesso qua in diretta. Ciao, ciao, siamo delle amiche di liceo di Sara, vogliamo un saluto da tutti voi, però registra. Va bene, dice registra, è finito così il messaggio. Salutiamo ovviamente le amiche di Sara, non dicono chi sono, non sappiamo il nome, ma le salutiamo con un applauso. Che si stanno. Ciao Maria Laura, ciao Lucia. Bene. Ecco, abbiamo chi sarebbe Maria Laura e chi Lucia? Fabrizio, indovina. Ah, Lucia è quella ragazza che abbiamo visto Allora, la Maria Laura è bionda, invece Lucia è mora. Pure. Castana. Mi sembra Barzelletta e però, Gigi Pugliese. Però io l'ho conosciuta Lucia, tra l'altro. Scienze politiche, non era lei. Portiere, come farebbe Gigi Proietti adesso, se fosse qui? Eccolo. Come farebbe? Farebbe un po' più come Christian De Sica. Farebbe come Christian De Sica, naturalmente, certo. Cavaliere nero al cavaliere bianco. Non si può dire che ancora stiamo in fascia protetta. Però Totò ti prenderebbe il braccio e ti farebbe: ma mi faccia il piacere. Ma mi faccia il piacere. Esattamente. Allora, Violetta. Violetta al telefono. Violetta al telefono, ci servirebbe il numero di Carlotta. Bene, dobbiamo chiamare la nostra ospite. Andiamo in pausa musicale allora, perché abbiamo già. Corre qua al condominio. Dobbiamo contattare la nostra seconda ospite. Ma si corre, ma la maglietta ti è sempre stretta, com'è? Io qua veramente. Si corre il condominio, qua siamo ingrassati. Prendo l'aereo. Va bene, andiamo in pausa musicale. Questo è Phil Collins qua su Radio Roma Futura, una meravigliosa canzone.
E questa era la meravigliosa canzone di Phil Collins qua su Radio Roma Futura, Another Day in Paradise. Caro musicante, l'abbiamo ritrovata anche stasera. Yes, Another Day in Paradise. Bellissima, yeah, portiere, questa è una delle tue preferite. Vero portiere? È il portiere che sta qui. Sì, è una delle mie preferite, una delle mie preferite. Intanto ho sentito una voce. Sì, per caso. Tu devi andare comunque. Sì. C'è un impegno, okay. Portiere. E Fabrizio, adesso annunciamo la nostra seconda ospite qua stasera a Condominio Roma Futura. Lei è una critica cinematografica. È un'attrice. È una grande attrice di teatro. Esatto. E quindi è doppiatrice. Doppiatrice, anche. Ma anche fotomodella, ma anche ballerina. Fashion blogger, influencer. Scusa un attimo, esatto. C'è una cosa che non fai? Non lo so, forse non sa cucinare. Non cucino. Vedi, applauso. Cucina, applauso. Sei la donna che servirebbe al Pampa, guarda. Beh, si ingrassa sempre, non sappiamo come. Vabbè ragazzi, comunque annunciamola qua su Condominio Roma Futura, la nostra ospite Carlotta Guido. Buonasera Carlotta. Buonasera a tutti. Allora, cara Carlotta, io so che tu sei un'attrice, come ti ho appena annunciato, ma questa sera parleremo soprattutto della notte degli Oscar, perché si è conclusa. Esattamente. Si è conclusa in maniera anche un po' bizzarra, no? Perché comunque leggevamo su Repubblica che di pochi giorni fa che appunto c'è stato questo casotto che avevano annunciato La La Land e poi invece ha vinto Moonlight. E poi invece ha vinto Moonlight, sì, ma è stata una delle grandi gaffe. Insomma, secondo me c'è stato lo zampino di DiCaprio che non essendo il grande protagonista della serata come un anno fa, evidentemente gli avrà portato sfortuna, qualcosa sarà successo, qualcosa secondo me è colpa sua. ma secondo te è giusto che ha vinto Moonlight invece che La La Land? Allora, se devo essere proprio cattivissima, sì, perché sono entrambi due bei film, solo che La La Land ha sicuramente un successo commerciale già di base maggiore, no? Il musical, una storia d'amore, bello, fantastico, Ryan Gosling, Emma Stone, bellissimi. Moonlight ha sicuramente una trama un po' più articolata, un po' più profonda, quindi dai, ci sta, anche perché alla fine La La Land è una 26. Certo, ha fatto successo quest'anno, ci ha vinto praticamente solo lui più o meno, quindi sono abbastanza contenta per questa vittoria di Moonlight, dai, ci può stare. Invece passiamo sul cinema italiano, no? Ma insomma, sì. Hai visto che Fuoco a Mare non ha vinto, secondo te è giusta questa cosa? Non è andato. È una scelta, in realtà noi italiani sfortunatamente vinciamo molto quando ricordiamo il passato. Parlo per esempio di Sorrentino, no? Che è andato alla grande fino a qualche anno fa. E Sorrentino ha sempre, come dire, ha ricalcato le orme di Fellini, il grande cinema italiano. Il cinema italiano piace quando è onirico, quando fa rivedere un po' se stesso il suo passato. Fuoco a Mare evidentemente forse è stato troppo forte, troppo presente e quindi non è stato accettato dalla Academy. Mi è dispiaciuto, quello effettivamente mi è molto dispiaciuto. Quindi pensi che magari un Gig Robot avrebbe fatto meglio secondo te? Secondo me sì, perché era un io Gig Robot, io Gig Robot lo adoro, esatto. Ahimè devo dire che l'ho trovato un filmone, secondo me è andato alla grande, ha creato un po' una sorta, ecco, di speranza nel cinema italiano. Abbiamo visto una cosa diversa con attori nuovi, con attori bravi, e una storia bella, fatta bene, girato bene, interessante, secondo me, che prende anche un pubblico dalle fasce più giovani a quelle più grandi, insomma. Quindi secondo me Gig Robot merita tuttora, insomma, cioè, vedete Gig Robot, vedetevelo. Allora cara Carlotta, noi qua ovviamente abbiamo anche tutto il condominio, insomma, personaggi che animano il condominio del nostro sabato sera. Io da umile presentatore devo dare anche la parola ai nostri condomini. Purtroppo. E quindi ti passo una condomina speciale questa sera. Assolutamente sì, con piacere. Ciao, piacere, sono Elisabetta. Piacere. Come va? Tutto bene, lei? Tutto bene. Senti, io ti volevo chiedere, ma tu ti senti più attrice o più una critica cinematografica?
Ma in realtà non mi sento nessuna delle due. Ma mi stai facendo diverso? Studio cinema oramai da questo è il sesto anno che studio cinema, quindi si può dire che io studio cinema. E quindi forse questa è la definizione che più mi descrive, ecco. Cerco di essere abbastanza modesta, dai. Ma Carlotta, quanto è importante per te lo studio? Perché vuole intraprendere la carriera di attore? E com'è stato il tuo percorso formativo? Il mio percorso formativo è cominciato all'età di 15 anni. Quindi, dato che sto vecchia, quindi circa una decina d'anni, e ho fatto un po' di cose anche legate soprattutto alla danza. Però ho detto, vabbè, dai, forse la strada più giusta è lo studio del cinema, perché il cinema è bello, dai, su. Beh, il cinema è stupendo. Assolutamente, guarda, il mio film preferito è 50 sfumature di nero. Ma in realtà devo dire che forse 50 sfumature di nero è stato meglio di 50 sfumature di grigio, hanno detto. Io non l'ho visto, devo ancora vedere. Ma il nero l'hai visto? No, ancora non l'ho visto. Devo ancora documentarmi su questo fenomeno pop. Per favore, Giuditta, placati. Per favore. Andiamo. Scusami, Carlotta. Perché Giuditta qua in studio mi sta facendo adirare. Per favore. Anzi, scusa, Samantha. Come ti chiami? Samantha, Giuditta. Insomma, scusami, Carlotta. Per favore. Sì, sì. Nessun problema. Ecco. Allora, guarda, andiamo.